È stato il giorno di Ethereum, proprio ieri ragazzi la regina delle cripto tira fuori il merge e passa alla proof of stake. Tutto è andato abbastanza bene da un punto di vista informatico, ci sono stati bug o altro, quindi i programmatori hanno lavorato benissimo, tutto è andato diciamo per filo e per segno. Il mercato però non ha apprezzato in questa prima parte il merge, tant'è vero che abbiamo avuto il classico dei più classici sell on news. Un po' era attesa questa cosa perché nelle scorse settimane il prezzo di Ethereum era stato portato in alto, quindi in forza relativa maggiore rispetto a Ethereum grazie alla questione del fork, e quindi il ETHV, il proof of work di ETH, questa chain separata che viene forcata, e quindi è un pasto gratis da un punto di vista finanziario, perché i nostri ETH vengono sdoppiati, una parte poi sarà l'ETHV che può essere venduto, anche ETHV è stato fatto il classico dei sell-off. E quindi ragazzi, un po' a causa di questo meccanismo di manipolazione presente nella fork, ETH è stato venduto dopo il merge. Non sono solo queste le questioni legate al merge di Ethereum, ma anche le due più grandi punti pro e contro, diciamo così. Uno è quello dell'inflazione e del fatto che Ethereum diventa energy friendly, quindi molto ecosostenibile. L'altro invece è la questione della centralizzazione, quindi contro la decentralizzazione. Ethereum molto più centralizzato, vero o non vero? Ne parliamo in questo video. Andiamo però a fare un po' il punto della situazione anche da graficamente, quindi andiamo a vedere anche la questione grafica. Prima di andare, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, ragazzi. E detto questo, direi che possiamo passare tranquillamente a vedere la questione grafica. Quindi, nonostante il merge di Ethereum è andato, tutto a buon fine, vedete nella giornata di ieri meno 10,13% la candelona rossa. È vero che anche gli altri mercati delle cripto sono scesi, sceso sia Bitcoin sia Nasdaq 100. Vi faccio vedere in sostanza che Nasdaq 100, che è andato giù nella giornata di ieri di un meno 1,76, anche Bitcoin, però Bitcoin ragazzi ha perso il 2,68. Infatti se andiamo a guardare quello che è il cambio Ethereum BTC, in sostanza vediamo che la forza relativa di Ethereum contro Bitcoin è crollata del 7%. Allora, questa cosa qui è molto importante perché ragazzi, il sell on news sul Ethereum post merge può essere accettato e dovuto alla questione della manipolazione, ma se per esempio quello che vedremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, sarà un ritorno di questo grafico di Ethereum contro Bitcoin in area accettabile, cioè pre-fase di manipolazione del merge, quindi 0.06, 50.06, in questa forchetta di prezzo, se questo grafico si riporta in pratica qui, significa che tutto quello che era stato la questione del rialzo di Ethereum contro Bitcoin nelle ultime settimane è solo e esclusivamente dovuto alla speculazione del fork e non alla questione del merge. Questo è una cosa buona, perché in realtà significherebbe che il prezzo di Ethereum è salito solo per una semplice manipolazione e speculazione, e si avrebbe un dato oggettivo assolutamente inequivocabile in questo caso, perché se il prezzo di Ethereum contro Bitcoin si riporta in pratica allo stesso livello di qualche settimana fa, significa che il mercato non ha apprezzato in queste ultime settimane la questione del merge, ma ha semplicemente apprezzato la speculazione finanziaria che era stata connessa. Quindi questo diciamo non sarebbe una cosa molto molto buona. Detto questo ragazzi, c'è un livello che Ethereum sta toccando e che secondo me è molto rilevante, perché nelle prossime settimane, se breccato questo livello, potrebbe trasformarsi in un bagno di sangue. Lo vediamo alla fine del video, perché voglio parlarvi invece di un'altra questione legata alla merge, cioè il concetto che Ethereum diventa ecosostenibile da un punto di vista green, praticamente diventa super green Ethereum. Questa cosa lo mette a confronto con il problema del fatto che Bitcoin è molto energivoro,
E col fatto che gli investitori istituzionali stanno cercando degli asset che rispettino le norme ESG. In questo caso Ethereum lo fa e si proietta con un punto di vantaggio nella comparazione tra asset finanziari, adesso vi spiego che cos'è, rispetto a Bitcoin. Quindi Ethereum un punto di vantaggio nella questione ecosostenibile. Se da un punto di vista tecnologico Bitcoin e Ethereum non si possono paragonare assolutamente, sono due cose diverse e in pratica, ragazzi, hanno anche una use case differente perché vanno a risolvere delle problematiche che non sono assolutamente comparabili. Quindi, da un punto di vista di strumento, Ethereum e Bitcoin sono due cose separate, ma da un punto di vista di asset finanziario, no, sono entrambi un possibile asset finanziario. Quindi, se andiamo a valutare gli asset finanziari, gli istituzionali potrebbero preferire in effetti Ethereum nel prossimo futuro proprio grazie al fatto che è diventato ecosostenibile, quindi ESG. Questa cosa ovviamente è un punto a vantaggio, non tutti i punti a vantaggio, perché in sostanza poi magari ci sono altre cose, cioè la tipologia appunto di use case, la tipologia di asset. Bitcoin è un tipo di asset, Ethereum è un altro tipo di asset, quindi bisogna poi bilanciare un po' i pro e contro, però sicuramente da questo punto di vista un punto a vantaggio ce l'ha. Il passaggio a POS dalla POV, tra le altre cose, ci mette per la prima volta nelle condizioni di poter valutare cosa ne pensa il mercato di una tecnologia del genere posizionata su una delle due top crypto. È vero che le abbiamo avuto già sul BSC, sulle altre criptovalute che comunque sono in top 10, però andare a considerare la questione come questione primaria, cioè andare a vedere se effettivamente un Ethereum dovesse sprofondare in pratica. Speriamo di no, significa che il mercato non apprezza in nessun modo il proof of stake, e questo bisognerà poi andare a riflettere su questa cosa. Ovviamente, in un modo o nell'altro, i prossimi anni daranno risposta a questo quesito ed è molto interessante però perché ieri si sono buttate le basi di poter avere questo confronto in termini di dati non quantitativi, ma dati di natura qualitativa, quindi punti di vista, cioè vediamo un po' se il mercato in effetti questo posto lo apprezza anche su una delle due top crypto e vediamo un po' come va e lo sapremo nelle prossime settimane, prossimi anni. Detto questo, poi c'è la questione inflazione. Ethereum diventa uno strumento quasi deflazionario perché è uno strumento che passa da un'inflazione positiva intorno al 4-80% a un'inflazione in pratica zero. Vi faccio vedere la questione direttamente sul sito di ethereum.org e qui viene spiegato in maniera molto dettagliata, ragazzi, tutto quello che c'è da sapere sul fatto che Ethereum passa ad essere uno strumento che in pratica non ha inflazione, direi così, secondo me è più corretto. Quindi questa è la fase pre-merge dove viene spiegato anche con le formule perché Ethereum aveva un tasso di inflazione annua intorno al 4,62%. Post-merge questo 4,62% si trasforma in un'inflazione a zero, più o meno secondo questi calcoli, se vengono rispettate alcune condizioni. Però in pratica questa cosa è assolutamente corretta, ragazzi. Vi lascio il link in descrizione del sito di ethereum.org con questo post dove potete andare a leggere anche singolarmente come vengono strutturate queste formule. Allora, detto questo, diciamo, poi c'è il risvolto. Cosa significa per il pricing di Ethereum? Significa che in pratica da domani, siccome abbiamo avuto il merge da oggi, il prezzo inizia a salire perché è diventato deflattivo, non c'è più inflazione? Assolutamente no. Molte volte avete visto questo, avete sentito probabilmente questa affermazione perché, ragazzi, si parla un po' in maniera poco approfondita di quelle che sono le logiche e le regole di mercato, soprattutto perché ci vuole molta esperienza, molta conoscenza anche in questo settore. L'equilibrio di mercato che genera il prezzo si basa su due componenti, non su una. Una è l'offerta, l'altra è la domanda. Nel caso inflattivo, Ethereum è diventato con un'offerta ridotta, quindi l'offerta resta più o meno la stessa, aumenta un po'. Tutto qui, ragazzi, però
non ha un'offerta che aumenta, ma il problema di fondo è che il prezzo si genera andando a equilibrare la domanda con l'offerta. Quindi l'altro lato della medaglia è la domanda. Potrebbe non apprezzare questa cosa. Se la domanda non cresce, ragazzi, il prezzo non può apprezzarsi. In ogni caso, questo è un concetto di fondo. Quindi è vero che è uno strumento deflattivo, può avere una marcia in più, ma deve comunque essere attrattivo in termini della domanda. Quindi ci devono essere investitori su Ethereum, persone che acquistano Ethereum, che viene utilizzato Ethereum, magari la chain di Ethereum esplode alle stelle con gli NFT, sale alle stelle. Allora tutto genera un utilizzo del token di Ethereum e allora a quel punto possiamo avere un incremento di prezzo oggettivo perché ci sarà maggiore domanda. Ma se la domanda resta la stessa o addirittura peggiore, si sposta su altri asset delle cripto, questo incremento del prezzo, scordatevelo, non avverrà mai. In più, tra le altre cose, la questione dell'inflazione di Ethereum, che diventa zero inflazione, è comunque una questione che impatterà sul prezzo e in eventualità solo ed esclusivamente nel lungo periodo. E di lungo periodo in questo caso parliamo di almeno 5 anni, ragazzi. Quindi se state pensando che da qui a 2 mesi Ethereum sale perché adesso ha zero inflazione, è un'altra boiata colossale, perché non è assolutamente così che avviene una struttura di equilibrio di mercato. Questo fenomeno, che è un fenomeno macro fondamentale di Ethereum, può impattare il prezzo? Assolutamente sì, e lo può fare nei prossimi 5 anni. Quello che impatterà il prezzo di Ethereum nel breve periodo resta sempre la stessa cosa: attività di utilizzo nel breve, quindi domanda nel breve, speculazioni nel breve, momentum complessivo, macroeconomia, Ethereum, Bitcoin, Nasdaq, eccetera, tutto quello che ci siamo detti, Fed, emissione di liquidità. Questi sono fenomeni di breve periodo, dei fenomeni fondamentali riguardano il lungo periodo. Sicuramente può avere una marcia in più, ma bisognerà vedere se la domanda di Ethereum sarà sostenibile. Terzo punto, un contro che è stato molto rivoltato in questo ultimo periodo, contro Ethereum, la questione della concentrazione. Ethereum diventa non più decentralizzato ma centralizzato. Vi faccio leggere questo tweet di Sentiment che indica che in pratica post merge il 46% del proof of stake dei nodi, diciamo dei validatori, era dato solo a questi due wallet, in pratica due wallet che validavano tutte le transazioni. Questa cosa qui, dicono, può essere, diciamo, un fenomeno di centralizzazione di Ethereum, un po' quello che si ci aspettava. Però poi a questo tweet è andato a corrispondere una serie di risposte, perché si è iniziata, diciamo, una bagarre classica da Twitter, quindi con tutti i commenti vari, eccetera. E ci sono state anche delle risposte molto discordanti, tra le quali, insomma, questo di un utente che indica che quei due address potrebbero essere utilizzati dai flashbot e quindi essere due address complessivi che però dietro hanno thousand of validators, quindi tanti migliaia di validatori, che quindi questo dato non può essere un dato che ci conferma il fatto se Ethereum sta diventando più centralizzato o meno. Allora ragazzi, la questione legata a un andamento dei prezzi lo vediamo all'istante, diciamo, su un grafico. Le questioni invece che riguardano questo tipo di logiche sono un po' più da attenzionare, perché se Ethereum diventerà più centralizzato o meno lo scopriremo probabilmente fra un po', quando sarà tutto assestato, eccetera. Sicuramente la probabilità che questo avvenga è molto più alta. Però non è detto che sarà così, quindi io direi che invece di sparare sentenze senza capo e coda, che poi ovviamente vengono magari smentite nei prossimi mesi, si potrebbe aspettare un po' per vedere come va questo post, questo merge, cosa dice il mercato, cosa ne pensa, se effettivamente diventa più centralizzato, poi lo scopriremo dai dati, ma man mano che la questione venga messa. Comunque questo è stato un altro punto molto molto aggredito di Ethereum in questa fase, quindi centralizzazione, però dall'altra parte criteri ESG rispettati, energy free friend, poi abbiamo la questione dell'inflazione e le fee che sono basse, quindi può essere utilizzato moltissimo, Ethereum diventa praticamente scalabile, insomma tantissime cose, tantissimi pro del merge contro questo contro. In sostanza anche qui ragazzi poi andate a trovare sul link che vi do, insomma che mi metto, andate a trovare poi una serie anche di dati, tutto quelli che sono
diciamo, queste questioni, quindi potete andarle a spulciare. Detto questo, io aspetterò sicuramente per vedere un po' se effettivamente questa concentrazione, cioè centralizzazione è vera o meno. Sicuramente la decentralizzazione, perché poi ragazzi, al di là della centralizzazione vera, c'è poi da dire, ma se siete solo interessati all'ambito investimenti, dovete anche poi rispondere alla domanda, ma il mercato la premia questa decentralizzazione? Quanto vale per il mercato se siete solo legati alla questione investing? Se invece siete legati a tutt'altro, chiaramente cambiano le regole del gioco e sicuramente la centralizzazione non è un valore. Però può essere che il mercato magari non prezzi quella centralizzazione, decentralizzazione in maniera... chissà, diciamo così, elevata. Questo potrebbe essere anche un altro modo di andare a vedere nei prossimi mesi quello che succede tra Bitcoin e Ethereum per capire anche questa cosa, è la prima volta che succede. ETHV, è avvenuto il fork? Sì, è avvenuto, è stato anche prezzato e quotato, vi faccio vedere nello screen quello che è la quotazione, ma guardate un po' il sell-off classico proprio, immediato del forcone, quindi fork preso e immediatamente venduto, ragazzi. Dove lo potete trovare? In quel caso, se volete fare trading, perché è estremamente volatile e speculativo, abbiamo ETHV su FTX. Vi faccio vedere direttamente il grafico di FTX su ETHV. Eccolo qui. Può essere shortato, acquistato come future, quindi questo. Scusate, come spot, quindi può essere solo acquistato non può essere quindi shortato come in future, però in questo caso vedete ragazzi, qui c'è tutto l'andamento del grafico, questo è proprio il classico dampone da vendita di questo strumento. Ovviamente FTX vi permette di fare trading già direttamente sullo spot di TH. Ci sono anche altri exchange, però i volumi si sono concentrati su FTX e poi abbiamo anche OKX che ha dei volumi abbastanza alti. Il resto sono un po' più bassi, ragazzi. Binance non l'ha listato, quindi al momento lo troviamo, diciamo, qui. Vi lascio comunque il link in descrizione anche di FTX se volete provare questa roba. È ipervolatile, magari ci fa qualche pampone e si può utilizzare, ovviamente amo solo di speculazione, ragazzi, mi raccomando, queste non sono roba da tenere lì, anzi FTX vi dà anche un bannerino all'inizio dove vi spiega che questa roba è iper speculativa e viene trattato come un token appena immesso nel mercato, quindi come se fosse una coin appena immessa, quindi mi raccomando da questo punto di vista. Vi lascio comunque il link in descrizione con i super bonus degli sconti fee di FTX se volete provare l'exchange top che stiamo utilizzando. Detto questo, passiamo all'ultimo grafico, che all'ultima nazione del grafico, che è quella che vi dicevo prima, cioè la questione legata al livello di Ethereum. Se insomma, questo livello, ragazzi, non vi nascondo che sta cambiando anche un po' il mio modus di operare in questi ultimi giorni, perché se Ethereum brecca questo livello non la vedo per niente bene. Vi faccio vedere la questione dove sta, che è questa, livello qui 1400 circa. Allora ragazzi, questo 1400 è un livello tecnico molto importante, perché intanto definisce l'ultima fase di swing ribassista che è stata chiusa il 28 di agosto. Se è breccato al ribasso, vedete appunto il fatto che la cripto si è fermata qui, se è breccato al ribasso riporta il trend di breve periodo di Ethereum in trend ribassista. E questo già è un dato tecnico. Poi, in concomitanza con un merge avvenuto, in concomitanza con il fatto che molti investitori stanno aspettando di capire il mercato che direzione prenderà, un break di quel livello probabilmente potrebbe causare un sell-off della criptovaluta. Ricordiamoci che le scorse settimane sono state tenute a galla da questa questione del fork. Sembrerebbe che proprio ieri il mercato abbia iniziato a shortare, quindi a vendere gli ETH. Se a questo aggiungiamo ancora benzina sul fuoco, potrebbe diventare veramente un problema grave per Ethereum e quindi, breccato quel livello, andare molto down. Se a questo aggiungiamo il fatto che magari NQ, Nasdaq 100 o Bitcoin magari potrebbero insomma scendere per la chiusura dei cicli mensili che avverrà tra un po' di giorni, la questione non è proprio brillante. Allora, di questa cosa qui ne parliamo lunedì nel video di approfondimento di analisi, però io già vi dico che dovete attenzionare molto questo livello, io stesso lo sto tenendo in considerazione, sto tenendo in considerazione tutta questa
particolare struttura per un eventuale change delle mie operatività e uno short selling di brevissimo periodo, non vi nascondo. Ancora non ho deciso cosa fare, neanche adesso, quindi appena ovviamente decido lo pubblico in Academy, però al momento l'idea c'è, ragazzi, poi agire tutt'altro, comunque l'idea c'è. Va bene, detto questo, intanto comunque in bocca al lupo Ethereum, speriamo che vada tutto bene e che il mercato anche apprezzi questo change. Un grande cambiamento per i mercati delle cripto che diventano comunque più maturi, ragazzi. È vero che a volte lasciare la strada vecchia per la nuova non porta bene, ma è anche vero che bisogna innovare e bisogna anche provarci magari in alcune situazioni, perché le problematiche di scalabilità di Ethereum c'erano e non potevamo far finta di niente e non avendo altre soluzioni magari facili da implementare hanno optato per questa questione qui. Vediamo come andrà e soprattutto è comunque un passo avanti, un passo di innovazione per il mercato delle cripto, a prescindere dalle fasi anche di breve periodo che potrebbero appunto essere negative. L'impatto del merge sui mercati cripto lo vedremo nei prossimi 3-4 anni. Al momento dobbiamo però gestire i nostri investimenti facendolo in maniera oculata e quindi state attenti a questi livelli, soprattutto ai prossimi giorni. Detto questo, noi ci rivediamo lunedì e buon weekend a tutti. Ciao!